Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Buongiorno miei cari, benvenuti, questa è Made in Polesine, tutte le settimane siamo qua, io, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno ai nostri amici, buongiorno a Leandro Maggi, bentornato. Bentornato anche Davide, come stai? Bene, no, sto bene, sì, sì. Non ho problemi, insomma. Preso con le bombe? Sì, qualche bombetta, qualche bombetta di qualche ma noi altro. Resistiamo. Sì, dai, anche tu mi sembra che lo sia. Siamo un po' presi con le bombe, ma la bomba rende vivi. Ecco, esatto. È un ossimoro, come dicono quelli che sanno. Adesso, in questo periodo, parlare di bombe non è il massimo. Insomma. Parliamo di bombe, ovviamente, in senso metaforico. Ecco, così. Vabbè. La chiudiamo perché stiamo andando a immetterci in un argomento che forse non che non vogliamo toccare. Oggi non parliamo di guerra. Non è il caso. Allora, dicevo, Made in Polesine tutte le settimane su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Guarda caso, i titoli? Vai. Cosa dici? Posso andare con i titoli? Vai. Possiamo andare. Allora, il primo, pesca e preoccupazioni. Ancora, ma quanto mi costi? E qua non si sa di cosa. In generale, perché Leandro, come sempre, non mi anticipa niente dei titoli. E poi, vandali e territorio. Ancora Barbagiggio finalmente assegnato. E poi, ultimo ma non ultimo, carnevali. Così. Punto esclamativo. In generale. Vabbè. Dai, tra pochissimo per iniziare Made in Polesine. Allora, siamo pronti per. Iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine, andiamo subito con il nostro primo titolo, pesca e preoccupazioni. Dai. Allora, in settimana sono stato a Chioggia, ultimamente sono spesso a Chioggia per lavoro e naturalmente... Ma ti piace con un po' Chioggia? Di la sì, verità. Sì, no. Anche a me. Allora, mi piace, tra l'altro ho seguito, sai che doveva... c'erano 10 città in tutta Italia che dovevano partecipare per essere la città della cultura del 2024. Chioggia faceva parte di queste città e purtroppo non ha vinto Pesaro, però c'era veramente fibrillazione. Esatto, sì. E noto che giustamente quelli di Chioggia sono orgogliosi della loro città, ne abbiamo già parlato, il New York Times ha messo Chioggia tra le più belle città d'Italia, quindi giustamente ne sono orgogliosi. Però quando si parla di Chioggia ci sono fondamentalmente tre cose importanti: turismo, agricoltura e pesca. Oggi parliamo di pesca perché ho avuto l'occasione appunto di seguire un evento, tra l'altro c'era una scuola tra le più importanti e celebrate d'Italia, l'Alma di Parma, che aveva visitato con i suoi studenti la scuola alberghiera, con i suoi studenti appunto la marineria di Chioggia, siamo andati al mercato eccetera, hanno fatto vedere le eccellenze, però naturalmente è venuto fuori che in questo momento qua non sono rose e fiori, e parleremo anche nel post successivo. Sì. Qua le cose che ovviamente cominciano a diventare abbastanza preoccupanti, perché per esempio ci dicevano, eri anche tu presente quando l'hanno detto, che molte aziende, specialmente anche nel nostro territorio, le volanti che vanno a pesca strascico, ma anche i fasolari, che sono un gruppo di pescatori, in particolar modo di Chioggia, che è un prodotto tipico, e stanno a casa perché hanno molto più interesse a stare a casa che andare a pescare. Esatto, perché sì, il gasolio è cresciuto, perché i dipendenti costano troppo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se cominciamo a mangiarci le varie... Io mi ricordo, 10 anni fa, quando è cominciata effettivamente la crisi, più o meno 2010, si diceva tanto l'Italia ha i fondamentali che sono ancora la salvano, perché abbiamo delle aziende importanti, l'Eni, questo e quest'altro, che nell'eventualità se dovessimo proprio rasentare il fallimento le possiamo vendere. Tra le varie aziende importanti c'era anche il settore pesca, il settore agricoltura, eccetera eccetera, che ce lo stiamo mangiando. Quindi siccome facciamo un appello, veramente venite a toccare con mano voi, cari nostri governanti, cosa sta succedendo nell'entroterra italiano, ma dappertutto. Non è che sia un grido d'allarme solo polesano o solo della provincia di Rovigo o solo di Chioggia in questo caso. Effettivamente l'Italia sta soffrendo, sta tribolando molto, e quindi dovete veramente, voi che avete l'opportunità di farlo, controllare cosa sta succedendo.
chiudo il discorso, cioè quando un governo dice c'è qualcuno che sta speculando sulla benzina e non si accorge chi sta speculando, io mi chiedo voi che cazzo ci fate là a Roma, che poi tra l'altro appunto, se siete voi che dovete controllare, cosa dobbiamo controllare noi? Risulta che sia proprio il governo stesso a speculare su questa cosa, poi è il governo stesso che specula. Esatto, dimmi, sì. Quindi cosa ci state a fare là a Roma? Vabbè. Ultimamente si è accorto che mi arrabbio moltissimo? Sì, ma poi dico anche le parolacce. Quando non riesci più a trattenerti, vero? No, perché veramente siamo in mano a nessuno. Dopo non voglio neanche tirare fuori il discorso della guerra, che stiamo facendo delle figure di merda proprio. Scusa, quando ci vuole. Allora, vabbè, dai. Però perlomeno su questo discorso qua, governanti, metteteci una mano, una mano sopra e sistemate queste cose. Sì, voi ne avete opportunità. Se parliamo anche il settore pesca nel nostro territorio, siamo veramente alla frutta, esatto, al dolce, cioè abbiamo mangiato tutto quanto dopo aver perso negli anni passati il settore tessile. Parliamo anche il settore pesca qua, ragazzi miei, non so appunto dove andremo a finire. Il nostro territorio andiamo a puttane, quindi se ci volete bene, se volete che vi votiamo ancora, muovetevi detto in mezzo ferrarese. Ci sentiamo tra poco per continuare Medipolesine. E siamo così rientrati e siamo pronti per continuare Medipolesine tutte le settimane, anzi diciamolo, ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi in replica la domenica tra le 10 e le 11. Adesso un altro titolo molto molto coinciso, molto stretto, molto ermetico. Ma quanto mi costi? Allora, riferito a cosa? Poi, ma in generale, allora, visto il post prima, avevamo detto che ne parleremo anche post dop. Abbiamo parlato della pesca, delle difficoltà, adesso parliamo di altri settori che sono in difficoltà. Proprio la settimana scorsa ho intervistato i proprietari della BRT, è un'azienda di trasporti tra le più importanti a livello europeo, perché tra l'altro hanno anche il trasporto della cosa congelata, della merce congelata. Sì. Allora, ho chiesto come state andando con questi rincari. Sta andando male. Sta andando male perché praticamente i prezzi sono aumentati quasi del doppio. E tanto per fare due conti, ci dicevano: noi andiamo 26 volte alla settimana con i nostri camion a Londra, e costa 600 litri di gasolio più 600 euro di. Di spese varie, autostrada, autostrada, più dopo spese varie, eccetera, eccetera, e non ci stiamo più dentro perché prima il viaggio solo di gasolio ci costava 400-500 euro, cioè costa 1.200 euro. Con questi cosi qua non riusciamo a starci dentro. Quelli della pesca, stesso discorso. Stamattina incontro un signore che è un grosso impresario etile, che sta facendo un sacco di capi, perché tra l'altro l'edilizia in questo momento qua sta lavorando moltissimo col famoso 110%. Allora ho detto: guarda che il 110% si sta rivoltando contro. Primo, perché la merce è aumentata in maniera esponenziale. Ci facevano un semplicissimo esempio: una mottonella di porto che a noi costava fino a ieri 42 centesimi e adesso costa 1,20 euro, quindi e quindi è triplicata. Fai presto a fare due conti. Poi abbiamo il problema anche dei solai, che non si trova l'acciaio perché le aziende che fanno l'acciaio non riescono a produrlo per questione che l'energia costa troppo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi veramente stiamo rasentando in Italia una crisi di nervi importante, oppure come qualcuno l'ha definita, una tempesta perfetta. Però le tempeste perfette, quando sono fatte dalla natura, non riesce a controllarle, ma quando sono fatte da speculatori da una parte e da politici impreparati dall'altra, si potrebbero anche fermare. Quindi la chiudo qua, visto che mi ero molto arrabbiato prima. Però i fondamentali di uno Stato sono agricoltura, edilizia, pesca, commercio. Commercio l'avete già distrutto, perché l'offensiva dell'online, questo, quest'altro, i costi che ci sono, eccetera, eccetera. E la pesca, abbiamo parlato prima, difficoltà. Edilizia, sembrava che il famoso 6% in più di PIL fosse anche determinato dal fatto che c'era questo 110%. Con questi rincari anche il 110% è in discussione. Quindi
abbiamo bisogno di persone competenti che riescano a sistemare le cose, tenendo conto che arriviamo da una pandemia, poi cioè, arriviamo con tutto oltretutto il resto, e quindi adesso la famosa tempesta, sì, perfetta, esatto, però sì, la tempesta se è naturale non la fermi, se non è naturale, se uno è bravo comincia perlomeno a metterci una pezza, mm, cosa che non vedo. E non c'è neanche, non diciamo, c'è, neanche un'iniziativa per farlo, insomma. Esatto, no, l'iniziativa è che aumentano i prezzi. Aumentano, cazzo, i prezzi, è qua. Allora, metà dei prezzi, metà anche gli stipendi, metà di chi lavora, sia che lavori per conto suo che lavori sotto a dipendente, sanno che gli stipendi sono fermi ormai da 12-14 anni. Quindi, vabbè, quindi anche il prossimo sarà un po' arrabbiato, questo qua è un po' la coda di quello di prima, però veramente ragazzi non ci mettete una pezza sopra, se no andiamo veramente con i piedi all'aria. Dai, allora la chiudiamo qua questa ultima parentesi di Medipolesine, ci sentiamo tra pochissimo per continuare ovviamente la puntata di oggi. Siamo sempre noi, quelli di Medipolesine, tutte le settimane, io, Davide Stefanelli, lui, Leandro Maggi, e adesso un altro titolo che non ci fa piacere, insomma, però anche questo fa parte della nostra scaletta, Vandali e Territorio. Allora, chi... Beh, bel titolo questo. Ah sì, ma chi gira per strada vede che purtroppo a fianco di ogni strada c'è un disastro. Tu fai la Transpolesana da Rovigo fino a Verona, ci sono tonnellate e tonnellate e tonnellate di immondizie sulle piazzole. E questo, una discarica. Una discarica ce l'ha aperto. Ne abbiamo parlato tempo fa, l'ex Mandrugada, anche lì detriti, inerti, Eternit e di tutto e di più. C'è un'associazione che si chiama Plastic Free che sta facendo cose encomiabili, nel senso che hanno dei volontari che vanno a raccogliere le immondizie sugli argini, eccetera. Fatto sta che la settimana scorsa vanno sull'argine di Taglio di Po, raccolgono un bel po' di immondizie, quasi 4 quintali di roba, e il giorno dopo un vandalo dà fuoco a questo. E quindi... E qua non ci siamo. E qua non ci siamo. E purtroppo, allora, da una parte ci vuole il deterrente, che qualcuno che faccia, o perlomeno delle multe, e io prospettavo anche che ci mettessero anche poi il penale, cioè se tu fai queste cose, inquini o altro, è giusto che paghi anche dal punto, certo, di vista penale. Ma in seconda battuta ci vogliono dei controlli, ci vuole gente che avevano prospettato le famose fototrappole sia a Taglio di Po che a Portoviro che a Dariano che a Porto Tolle. Io ancora non li ho viste. No, non c'è, esatto, non c'è segnale, c'è, no, alcun, esatto, segnale di questi, esatto, dispositivi. Poi non so se la fototrappola ti becca, se col discorso della privacy può farti la multa, e se la multa è adeguata, perché se ti fanno una multa di 50 euro e su 400 volte che butti via l'immondizia ti beccano una volta e paghi 50 euro, il gioco vale la candela. Quindi anche qua... Chi può fare qualcosa? Sicuramente ci vogliono delle leggi adeguate per farlo. Uno inquina e paga di conseguenza, ma non 50 euro. Paga una bella botta. Una bella botta, non solo di economica, che potrebbe essere anche un contrapasso. Paghi la multa e poi però pulisci. E quindi, oppure sì, gli fai pagare col penale, quindi ti becchi la fedina penale sporca. Vabbè, questo, eccetera, potrebbe, eccetera, essere un buon deterrente, se vogliamo. Perché abbiamo visto che altre maniere per fare non ci sono. Cioè, se delle brave persone come Plastic Free riescono a raccogliere le immondizie, mettono lì aspettando che arrivi l'ecocentro che le porta via, e nel frattempo arriva un deficiente che gli dà fuoco. Che gli dà fuoco, questo qua, esatto, non ha capito niente praticamente. Quindi, altro punto che bisogna rivedere, ritoccare e rivalutare. Altrimenti, se no, la nostra terra, visto che abbiamo sempre il discorso che diventerà terra di turisti importanti, diventa la terra dei fuochi. Vabbè. Dai, ci sentiamo tra poco per continuare Medipolesine. Siamo ancora noi, siamo sempre quelli di Medipolesine. Tutte le settimane siamo qua su Radio Diva e su Medipolesine Web TV. Oh yes. Yeah, oh yes, yes. Adesso parliamo finalmente di una notizia, un argomento positivo, perché il Barbagigio, sapete, questa struttura che abbiamo qua noi a Portoviro, finalmente è stata assegnata e dopo un po' di tempo ritornerà a vivere. Perfetto, allora Barbagigio è vicino al Collettore Padano, è un bel centro, bello, perché poi tra l'altro c'è un bel parco. Tra l'altro il parco, nonostante fosse chiuso, è sempre stato tenuto bene. Sì. C'era un gruppo di volontari che sono stati bravi a perlomeno a tagliare le sterpaglie, e tagliare l'erba e renderlo gradevole e visibile. C'è un anfiteatro, c'è una super dama che si può giocare. Ma perché ne parliamo? Perché secondo me
l'assegnazione è un'assegnazione importante, perché hanno assegnato il comune di Portoviro il Barbagido a Barriere Invisibili, che è un'associazione che segue i ragazzi con handicap, e l'associazione Down di Rovigo. Quindi queste due associazioni che già nel territorio fanno moltissimo, e naturalmente ringrazio tra le altre la presidente Marina Cassetta, danno questa opportunità ai giovani che hanno qualche difficoltà di fare cose, anche per esempio Barriere Invisibili, non ultimo hanno un gruppo di ragazzi che fanno i camerieri, servono in tavola, fanno da mangiare, fanno il catering. Certo. Quindi bravi. E quindi una volta ogni tanto bisogna fare i complimenti, anche la lungimiranza che ha avuto il comune di Portoviro di assegnarlo a queste associazioni. Non so in che maniera dal punto di vista economico, spererei fosse in maniera completamente gratuita, perché se lo meritano, però visto che avevo assegnato a scopo benefico praticamente, esatto. non vedo perché si deve anche pagare, insomma deve avere un costo questa cosa. Questo non mi sbilancio, almeno ce lo auguriamo, da quello che ci auguriamo, ecco. Però ecco, complimenti anche a Barriere Invisibili per quello che fanno, per le famiglie che sostengono questa associazione e per l'associazione Down di Rovigo, anche loro molto molto importanti. Bravi, auguri, buon lavoro, e noi cercheremo di seguirvi nelle vostre attività. Finalmente una notizia positiva, dopo finalmente tre volte... una gioia, finalmente una gioia, sì, perché qua, come diciamo noi, mai una gioia. Mai una gioia. Finalmente qua, insomma, una cosa che ci rende felici. Ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Siamo ritornati per questo nostro ultimo argomento di oggi, di Medipolesina ovviamente. Parliamo di carnevale, così, semplicemente di carnevali in generale. Allora, una volta ti ricordi che in Quaresima non si poteva fare niente? No. Anzi, sai perché dicono che il viola porta male? Perché il viola durante il paramento della Quaresima, e gli attori non potevano recitare perché si era in Quaresima. Noi adesso invece ci piantiamo carnevali contro carnevali, eccetera. Adesso eccetera. Ormai non c'è più... Ma ci sta bene così, sì, cioè siamo molto più contenti. Allora, ne parliamo perché ci sono due carnevali importanti tra questa settimana, anzi da domani, giorno 20, c'è a Taglio di Po il Carnevale dei Bambini, e ad Ariano un altro carnevale importante. E poi dopo, ve lo anticipiamo già, ci saranno i carri allegorici del Carnevale Tagliolese il giorno 27. Noi naturalmente siamo anche media partner, ci farebbe piacere che voi venite. Che ritorna, perché ritorna. Mi sembra che l'anno scorso non si è fatto in maniera molto... No, è stato fermo 2 anni per il discorso del lockdown, l'ultimo è stato fatto nel 2019, c'erano migliaia di persone, e c'erano anche due bravi presentatori, io e Fiorigi. E quest'anno Fiorigi che salutiamo, ciao Fiorigi. Fiorigi, ciao. E poi ci sono quest'anno altri due bravi presentatori, sagome. Sempre io e Fiorigi. Due sagome. No, quindi noi vi consigliamo di venirle a vedere. Però ecco, è una cosa importante, interessante. Tra l'altro abbiamo fatto anche un servizio con dei partner ferraresi di questi carnevali, che sono gli amici del PITOC. Siamo andati a visitarli, come fanno i carri, come ci sono 40 persone che ci lavorano su. Quindi se vi fa piacere, ci saranno perlomeno a Taglio di Po, per quanto riguarda i carri allegorici del 27, 10 grandi carri che vengono da Casal Serugo, dalla parte alta padovana, eccetera, quindi carri importanti, naturalmente quelli del PITOC. Invece per i carnevali dei piccoli a Taglio di Po, una cosa adeguata per i bambini. Invece quello di Ariano è un carnevale particolare, perché ha anche una valenza ecologica, quindi non vi anticipiamo niente. In tutti questi carnevali c'è la regina di Adria. La regina di Adria. La regina di Adria, sai che c'è quella signora che assomiglia, sì, alla regina, e gira per tutta Italia salutando con la mano come fa la regina, ha due corazzieri con il colbacco, non c'è più il principe Filippo perché è morto. Ah sì. Lo sai che una volta gli ho presentato, c'era un signore che rappresentava Filippo. Sai che lei è più bello da morto che da vivo? Addirittura. E lui si è un po' arrabbiato. Però ci sarà una sorpresa, perlomeno a Taglio di Po, per quanto riguarda la regina e il partner, ci sarà una sorpresa.
Quindi vi mi raccomando, vale la pena solamente per gli speaker. Bravo. Andarci. Leandro Maggi e Fiorigi, che sono due personaggi, veramente, sono il simbolo di Taglio di Po. Più o meno, se più vogliamo. Vabbè. Detto questo, abbiamo finito. Sì, tra poco allora solamente per i saluti finali. Bravo. E abbiamo finito in bellezza, perché anche questo ultimo argomento era un po' tranquillo. Decisamente positivo. Un po' tranquillo, Dai. A tra poco. Ci siamo? Siamo pronti per concludere la puntata di oggi di Made in Polesine. Abbiamo avuto qualche titolo così, nel senso... Di arrabbiatura, incazzatura. Ma secondo te? Sì, dai. Vale la pena che ce l'abbiamo? Cioè, ci ascoltano? Io ho un sospetto di no. Allora, tu puoi dire quello che vuoi, ma tanto alla fine mi sembra che non si raggiungano... traguardi, insomma, noi ce la mettiamo tutta. Chi deve fare cosa la fa poi alla fine, insomma. Come diceva il Marchese del Grillo? Io so io e voi non siete. Siete? No, non lo so. Non lo sai. Te la dico come diceva lui. Non la so. Mo, sei sordi, guardava, perché avevano arrestato tutti lì fuori di lui. Sì. Perché io so io e voi non siete un cazzo. E quindi noi cittadini praticamente non è che contiamo moltissimo. Questo mi dispiace. Sembrava nella passata votazione che qualcosa potesse cambiare, che qualcuno dovesse aprire con la scatoletta del tonno, invece siamo i tonni, siamo noi. Sì, i tonni sono rimasti dove erano rimasti noi. Vabbè. Dai, ci sentiamo la prossima settimana come sempre su Radio Diva e anche su Made in Polesine e Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Il nostro countdown lo facciamo, sì certo, 3, 2, 1, chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.